Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabion. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata parleremo dei modelli ufologici quantitativi, ossia delle implicazioni qualitative dall'applicazione dei tre modelli ufologici. Come al solito, il link che trovate in descrizione vi porta direttamente alla mia bloggata paleufologica, dove espongo in modo complesso ed esaustivo tutte le implicazioni qualitative che derivano dall'applicazione di uno dei tre modelli ufologici per interpretare il traffico alieno per la Terra. Questa bloggata audio rapidamente andrò a esporvi questi modelli. Il primo di cui andrò a parlare è il modello a confluenza corta delle latenze ufologiche, ossia lo sviluppo della confluenza corta che pone come perno centrale delle basi di prossimità il sistema di Alfa Centauri e Sirio, scegliendo però di spiegare la seriazione ufologica con un cluster di segnali in diagonale con latenza ufologica corta compresi tra 8 e 25. Dall'applicazione di questo modello, allora, innanzitutto si desume che la massima latenza ufologica implementata è appunto 25 anni, mentre 8 anni è l'intorno minimo, che coincide con 4 anni luce di distanza che è Alfa Centauri. Le colonie aliene in questo modello potrebbero upgradare le astronavi, aumentandone la potenza dei motori o reattori ad annihilazione, con miglioramenti fino al 30%. Si suppone quindi che le colonie aliene dovrebbero avere un'alta segnatura tecnologica per ovvie ragioni. Tecnicamente l'autonomia siderale massima di vascelli alieni non supererebbe i 13 al, dopodiché poi occorrerebbe fare un piano d'antimateria. Questo modello è molto variabile ed aleatorio. La stima tecnologica, che oscilla tra 0,45 C ed un massimo di 0,997 C, a seconda del tipo di modello che si va ad applicare, se low tech astrocalc o high tech astrocalc. Nel modello ufologico a confluenza corta tra 12 e 31, il perno centrale dello sviluppo di questa confluenza rimane sempre Alfa Centauri e Sirio, con latenza minima di 12 e latenza massima di 31 anni. Ora, in questo modello le basi di prossimità non possono upgradare la velocità dei dischi, quindi le colonie aliene avrebbero una bassissima segnatura tecnologica e sarebbero stealth, probabilmente popolati da piccoli numeri di alieni per ogni colonia. I dischi sarebbero soggetti ad una qualche forma di usura tecnica e gradualmente viaggerebbero leggermente più lentamente di una qualche frazione di punto di C. I dischi di 1, di 2 e di 3 sarebbero nello spazio siderale da molti più secoli. Viaggiando subirebbero un lento declino tecnologico per usura tecnica. Il disco 4 e 5 invece sarebbero più recenti, più performanti tecnologicamente e probabilmente provenienti in modo più recente dal nido core tecnologico alieno. La massima latenza ufologica implementata è appunto 31 anni e con una distanza minima intorno a 6 al e 12 anni di latenza ufologica. Tecnicamente l'autonomia siderale massima dei vascelli alieni non supererebbe i 15,5 al, poi occorrerebbe fare un piano d'antimateria. In questo modello ci sarebbero forti indizi che Sirio sarebbe appunto la fabbrica di produzione di antimateria, dato che su questo sistema dovrebbe esistere una fabbrica d'antimateria e tutti i dischi osservati passerebbero almeno una volta appunto dal sistema Sirio per fare il rifornimento di carburante.
È più alta in questo modello il fattore tecnologico, che oscilla tra un minimo di 0,61C ed un massimo di 0,92C. Ultimo modello ufologico è quello del Deep Space Traffic. Prevede una ratio del modello di una serie di segnali in diagonale di lunghissimo periodo, fino a 43 anni, con una distanza massima siderale di 21.5 AL e una latenza minima di 10, rapportata comunque alla base di prossimità di Alfa Centauri. Le colonie aliene non avrebbero capacità di potenziare le navi siderali, quindi le colonie aliene potrebbero non essere molto numerose, potrebbero avere una bassissima segnatura tecnologica e quindi sarebbero stealth, probabilmente popolati da piccoli numeri di alieni per ogni colonia. La stima tecnologica dei vascelli alieni è molto elevata, con un fattore tecnologico superiore a 0.92C. In effetti, se si vuole viaggiare efficacemente nello spazio siderale, occorre avere una grande autonomia in termini di anni luce ed una sostanziale frazione della velocità della luce. In questo modello, la fabbrica d'antimateria potrebbe essere solo una, posta su Sirio, oppure su Alfa Centauri. Non occorrerebbe averne due. Una delle due misurazioni, quindi un sussidio su Alfa Centauri, nasconderebbe la presenza di una stazione spaziale che produce antimateria. L'altra misura, invece, sarebbe davvero un errore di misurazione. L'esistenza di piccole colonie aliene sotterranee su Marte non inficerebbero nessuno dei tre modelli, in quanto la distanza Terra-Marte è marginale rispetto alla distanza tra i sistemi stellari. Gli schialiani non avrebbero difficoltà a percorrerla, indipendentemente dalla posizione orbitale di Terra e Marte nel Sistema Solare. La presenza di almeno tre grossi astronavi in viaggio con trenini spaziali, anzi, di verità i trenini spaziali sarebbero di 4 anni di 4 astronavi, con latenza a 43 anni. Non si ha indizi su quale sia la colonia più importante o comunque il nido tecnologico, ma comunque l'autonomia massima dei dischi sarebbe molto elevata, di 21.5 anni luce. E la stima del Deep Space Traffic è coerente con quanto già approssimato negli ebook precedenti. Facendo l'unione di tutti i risultati e delle assunzioni quantitative dei tre modelli, si può dire che con buona probabilità esiste sicuramente una base intorno a Sirio per la produzione di antimateria. Esiste una base di prossimità sul pianeta Marte e la variabilità, diciamo, tecnologica è più difficile da stimare, ma a seconda dei modelli può variare da un 0,40C fino addirittura oltre 0,92C. Quale di tutti questi modelli potrebbe essere la migliore approssimazione della realtà? Il modello a confluenza corta con latenza 12,31. In quanto con poche cifre di latenza, peraltro tutte molto simili, si riesce a spiegare tutta la serrazione ufologica senza sbavature o forzature. Il modello contempla una eterogeneità di dischi alieni con una loro graduale obsolescenza tecnica. Il modello prevede appunto piccole colonie aliene stealth ed una fabbrica d'antimateria su Sirio. È ritenuto un buon modello anche quello del Deep Space Traffic, in quanto è un modello a più ampio respiro tecnologico e siderale, suppone l'esistenza di una eterogeneità di dischi in una fabbrica d'antimateria su Sirio. Inoltre, il modello del Deep Space Traffic non fornisce sostanziali differenze di stima come valutazioni delle colonie aliene nella nostra galassia rispetto a quanto già precedentemente elaborato per la cultura in settore.
Abbiamo finito, un saluto, ciao, alla prossima.